Thank you.
Ciao, sono Sabrina Lovison, frequento il liceo musicale Concetto Marchesi, sono al quinto anno e studio chitarra con l'insegnante Pier Giorgio Simoni. Ho scelto il liceo musicale perché, avendo frequentato le medie ad indirizzo musicale, questo mi sembrava la scelta più adatta per continuare il percorso di studi fatto fino ad allora e perché nel corso dei 3 anni ho scoperto la passione per la chitarra classica e quindi volevo coltivarla. Solitamente mi sveglio presto la mattina per iniziare la giornata con il piede giusto, diciamo così, poi dopo essermi preparata esco e vado a scuola in autobus. Frequento solitamente le 5 ore classiche della mattina, facendo sia materie tradizionali come italiano e matematica, sia materie specifiche del mio indirizzo come TAC, cioè teoria, analisi e composizione, storia della musica e tecnologie musicali. Per quanto riguarda invece il pomeriggio, i rientri, per quanto concerne il mio strumento, variano in base agli orari degli insegnanti e in base a che fascia oraria ti mettono. E dopo i rientri solitamente torno a casa e studio sia le materie della mattina che quelle appunto del pomeriggio. Solitamente quando ho delle ore buche tra un rientro e l'altro nello stesso pomeriggio, cerco di portarmi dei compiti, per quanto riguarda le materie della mattina, così che quando torno a casa non ho una montagna di lavoro da svolgere e così riesco anche a dedicare più tempo allo studio del mio strumento, quindi appunto della chitarra. Di sicuro di questa scuola mi sarebbe mancata la doppia preparazione che offre perché per gli studenti che non vogliono continuare il percorso musicale offre una preparazione, diciamo così, tradizionale che consente loro di prepararsi al meglio per le ammissioni ad altre università, sia ovviamente quella musicale perché sia con le materie della mattina, cioè quelle teoriche, sia con quelle del pomeriggio offre una preparazione a 360 gradi per prepararsi al meglio a un futuro esame d'ammissione per un conservatorio. Sì, ho già in mente cosa farò e ho deciso di frequentare il conservatorio e credo di avere una preparazione adeguata per affrontare l'esame d'ammissione, sia per quanto riguarda quella teorica offerta dalle materie della mattina, sia per quella pratica, grazie al programma quinquennale affrontato in chitarra.